Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Bellissimo il Vangelo di questa domenica. Un Pietro ringalluzzito per essere stato lodato dal Signore, avendo dato la risposta giusta al momento giusto ed essendo così stato messo a capo da Gesù della sua chiesa, decide di frapporsi fisicamente fra Gesù e Gerusalemme, dove il Signore aveva preannunciato che sarebbe andato per soffrire e per morire. O piso mu, torna al tuo posto, va dietro a me, fa il discepolo, caro Pietro. È questo il rimprovero che arriva addirittura a paragonare il principe degli apostoli a Satana e pietra d'inciampo, scandalo. A ciascuno di noi il Signore dice oggi che nessuno può pensare o pretendere che la vita sia una passeggiata. I discepoli non hanno avuto uno sconto rispetto al dolore e ai problemi della vita. Il discepolo è tale non perché tutto gli vada bene, come se fossero predestinati al successo, ma perché in modo cosciente decide di aderire alla croce, di accettarla. Qual è la tua croce? Che cosa provoca in te dolore, rabbia, disperazione? Il Signore ti chiede oggi non di essere più buono o di fare chissà quali buone azioni, ti chiede di accogliere semplicemente quella croce dalla quale tu stai scappando, addirittura di amarla, di abbracciarla, di baciarla. Gesù ti chiede di smettere di far finta di nulla, di mettere la testa sotto la sabbia come gli struzzi. Forse quella cosa che tu stai cercando con tutte le tue forze di allontanare da te, contro cui ti poni fra mezzo per tentare di fermarla, è, come è successo a Pietro, l'evidenza di Gesù, la sua presenza nella tua vita. È l'unica strada per te per poter raggiungere la felicità. Sembra un controsenso, lo ammetto, ma accogliere ciò che naturalmente eviteremmo è l'inizio della redenzione, proprio perché una volta, attraverso il Venerdì Santo, che faceva così paura a Pietro e ai suoi amici, in realtà è arrivata la luce gloriosa della Pasqua. Se si ama la propria ferita, è più facile che si impari a prendersene cura. Parola di Gesù.